Presidente, è un momento importante perché attiviamo questa collaborazione tra la federazione e Unire Lab, che è il laboratorio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che si occupa studi, ricerche, ma anche del controllo di alcune molecole che sono, come si può dire, poi sensibili se utilizzate nell'ambito diciamo equestre, dunque dello sport. Facciamo parte di un circuito europeo di laboratori che hanno la funzione di intervenire, di controllare quello che avviene a livello europeo nell'ambito del doping e nello stesso tempo di aggiornarsi in continuo, normare insieme al, in questo caso, al Ministero delle Politiche Agricole, normare quelle che sono alcune diciamo metodiche di laboratorio che intercettano appunto queste nuove molecole. Unire Lab mostra questa sua ovviamente apertura e del Ministero delle Politiche Agricole, come dicevamo, a 360 gradi, dalla formazione al discorso delle analisi di laboratorio a delle iniziative che congiuntamente possono essere avviate. Ecco perché io vedo positivamente questo momento, nella misura in cui si può dare veramente un grande contributo insieme al sistema del cavallo sportivo. Essendo noi la federazione di riferimento del cavallo sportivo, abbiamo voluto stringere questa partnership con un'eccellenza italiana che è rappresentata da Unire Lab, una struttura che come partner ci consente di aumentare l'attenzione e il rispetto nei confronti del benessere del nostro cavallo atleta, creare ancora di più strumenti per combattere quei casi che diventano sempre più rari e sempre più difficili di doping attraverso gli interventi che ci mettono a disposizione la struttura di Unire Lab, e questo perché il rispetto per il compagno atleta cavallo per noi è il punto centrale della nostra attività.